Sarà un rapporto più stretto che spero si possa comunque avere anche con l'associazione Beniamino Gigli di Roma, adesso c'è quel progetto, la figura di Leopardi, non dobbiamo dimenticarci che dall'altra abbiamo la musica e l'opera con Gigli e noi, ripeto, ce la stiamo mettendo tutta, domani c'è Amantica e anche lì nel quartiere di Castelmaggio in musica, quindi veramente grazie a tutti, grazie alle associazioni, a tutti coloro che hanno contribuito a questo restauro e non aggiungo altro, grazie. Lascio la parola al consigliere regionale Luca Marconi prima di far parlare la famiglia. Anche così generosa dato il fatto che spesso quelle che venivano chiamate, vengono tuttora chiamate le urne dei forti, no? I sepolcri di fosforo, fosse abbandonata. Sicuramente negli ultimi tempi si stava degradando, questa la volle il zio Beniamino per dare degna sepoltura ai suoi genitori. Mio nonno morì nel 21, lui ancora non era in arte, così poteva disporre di parecchie somme, e fu sepolto in un locolo comune, come altrettanto venne per la mamma, eccetera. Se non che dopo i successi americani lui decise di fare così un monumento per il ricordo soprattutto dei genitori e della mamma, che come è noto, per la quale nutriva un grande affetto, un grande amore, e diede l'incarico al fratello, ecco, molti chiedono questo, al fratello Catervo. Io sono solito mettere in evidenza queste cose, era una famiglia molto modesta, quella dei Gigli, mio nonno era un ciabattino, era poi anche sacrestano del Duomo, mia nonna era una donna di casa, eppure tutti i figli sapevano leggere e scrivere, si formarono anche una certa cultura, e così questo zio Catervo, che era abile, bravo nel disegno, frequentò l'Accademia di Belle Arti di Roma, e quando gli fu affidato l'incarico dal fratello di fare questo monumento, pensò alla piramide. Perché dico questo? Perché molto spesso quelli che vengono in visita recanati fanno riferimento all'opera Ida, no? Che si svolge in Egitto, non c'è proprio motivo. Secondo l'interpretazione di zio Catervo, vero, è la piramide, le notizie sulla piramide sono quelle che riguardano le più vecchie antiche tombe, no? Nel deserto buttavano pietre sopra i cadaveri per non farli mangiare dalle iene, e poco alla volta venne fuori la piramide, quindi non c'entrava niente il fatto lirico, eccetera. Un'altra cosa che vorrei ricordare, poi smetto di sicuro, alcuni hanno voluto così evidenziare che potrebbe essere un simbolo un po' così non strettamente religioso. Io dico che non è così. Se voi guardate al centro c'è il Cristo risorto, che quanto di più bello non ci può essere. Questo io lo voglio mettere in risalto, perché abbiamo sentito noi dell'associazione 10-12 anni fa il desiderio di muovere l'amministrazione comunale, di non far perdere questi lavori interni soprattutto, e seguiti da Biagio Piacetti, sapete bene che era direttore dei Musei Vaticani. Ci sono ancora, se non l'hanno venduti i parenti, ci sono i cartoni che sono serviti per lo spolvero, quindi era un'opera pittorica anche che andava salvaguardata, ed è stata salvaguardata bene. Ecco, allora quando vengono qua molti chiedono queste notizie, dico guardate, se cercate simboli religiosi ce ne sono quante ne volete, il Cristo risorto basta al centro, no? Dentro la mistica noce, questa rappresenta la fede. La donna che tiene in mano la croce, no? E quella è la carità, la provvidenza, la carità che abbraccia tutto. Quindi di simboli cristiani ce ne sono tanti. E pensai di far fare, giustamente mi pare che sindaco allora fosse Ottaviani, ora non so se sono, quando fu fatta la domanda, e il comune fece presente che non vi poteva mettere mano in quanto era una proprietà privata.
per cui decisi con Rina, mia cugina, la figlia che viveva a Recanati, di fare un atto di donazione precisa al comune. E così penso di aver fatto bene, perché il comune se ne fa carico, d'altra parte è fatta meta di visite turistiche, quindi. E questo è un altro punto, e poi smetto, importante. Guardate, in occasione del primo centenario della morte abbiamo messo qua, e ora è stato tolto ma non rimetteremo, un album per le firme. Io l'ho dovuto sostituire, mettere degli album nuovi almeno 3-4 volte. Si sono concentrate, messe su questo, su questi album, tante firme da tante persone che provengono da tutto il mondo. Facciamo un applauso. Da tutto il mondo. 3 album, io ne ho uno, ne ho salvato uno. 3 album li volle, allora era l'onorevole Foschi, che era, mi pare, assessore alla cultura. Quando quei 3 primi album furono riempiti di firme, le volle lui, dovrebbero essere al comune, e io dico al sindaco che noi le rimetteremo. Un'altra cosa, smetto veramente, mi è capitato di sentire persone che venendo qui gradirebbero magari ascoltare la voce, no? Gli interessa soprattutto la voce. E allora ho pensato qui con il presidente dell'associazione Pierluca Trucchia di sentire la FBT se è disposta a donare un lettore di CD che mandi senza mettere monete, che mandi sommessamente, schiacciando un bottone, la voce di Gigli su alcuni brani particolarmente gradi, come Mamma oppure Le Ave Marie, no? Ci sono tanti canti religiosi. Penso che possa essere una cosa simpatica, perché chi viene a visitare la tomba ne ascolti pure la voce. Non nascondo che ci sono state tante difficoltà, io ho un dossier così intenso di lettere ripetutamente inviate, eccetera, eccetera, lo scopo è stato raggiunto, quindi grazie a tutti. Veramente dico l'ultima parola, grazie, è bello vedere che comunque c'è nella città di Recanati una rete di collaborazione molto importante, quindi farei un grande applauso alle persone che hanno contribuito al restauro del mausoleo funebre. Mi hanno detto che c'è la possibilità di ascoltare Mamma, allora direi che mentre ascoltiamo questo brano cantato da nonno, intanto possiamo... Volevo presentare nel frattempo un collega della stampa che è forse uno dei massimi esperti di Gigli. Dunque, la faccio subito breve, perché infini motus velocior, bisogna stringere, capito Francesco? Allora, quando io nell'80 arrivai qui a dirigere la redazione del Messaggero, conobbi un personaggio che qui è stato dimenticato, ma si deve a lui se Beniamino Gigli è qua. Parlo del indimenticabile sindaco, è stato anche vicepresidente della provincia, Luigi Flamini, detto anche Gigio, il quale era diventato amicissimo al tempo in cui
il tenore era ritornato agli affetti familiari, alla sua Recanati. Il tenore disse: io sono recanatese, il primo amico che ho in città e naturalmente il primo cittadino. Lì nacque una grandissima amicizia, tant'è vero che Beniamino Gigli fece anche da padrino alla prima comunione del figlio del sindaco Carlo Flamini. Ecco. E andiamo subito in merito, a De Quo. Gigli, sentendosi male, nell'ultima visita che ebbe da Flamini, da sindaco dei Recanati, nella sua villa ai Parioli, gli disse con lo sguardo, mentre lui si congedava e Gigli era sul letto, non dico morente ma era in gravi condizioni, gli disse, sindaco, ricordati della promessa che mi hai fatto. Qual era la promessa? Sembrava che Roma volesse la salma del grande tenore, il più grande tenore dopo Enrico Caruso, al Monumentale di Roma. Non volesse cederla quindi a Recanati. E lui voleva invece essere seppellito a Recanati, ma non osava, data la sua bontà, opporsi. Però c'era un sindaco che era marchigiano ed era Umberto Tupini, che fu fino al dicembre del 57, Gigli muore il 30 novembre 57, sindaco di Roma. Tupini era nato a Roma, però da genitori di Muccia, quella Muccia che era stata così beneficata da un altro grande marchigiano che era Enrico Mattei, e ci fece quel grande centro quando Muccia ancora era solo una posta di cavalli. Bene, quando morì, mi disse Gigio Flamini, quando morì il grande tenore, Gigio Flamini prese armi e cavalli e venne, andò a Roma rapidissimamente, parlò con Tupini mentre già preparavano il feretro per portarlo al Monumentale di Roma, lui lo sottrasse, dice: io ho un mandato morale da parte del mio amico Beniamino, e quindi lo devo portare a Recanati. Se lo portò via così, mano militari, ci fu una sosta solo a Spoleto per evitare che lo raggiungessero i romani, e poi ci fu il grande corteo funebre con migliaia di persone documentato da molte fotografie. Naturalmente Gigli qui la tomba ha avuto un percorso alterno, mi ricordo dei tempi in cui gli affreschi stavano per cedere, erano oggetto e preda dell'umanità. Finalmente si è ridata voce a Gigli, una grande voce che non deve essere dimenticata perché è un grande marchigiano. Grazie Francesca. Ricordiamo anche quindi Flamini. Grazie.